poche, forse l'unica foto che mi vede assieme a tutta la mia famiglia, ci sta mio nonno, mia nonna, i genitori di papà, ci sto io e mamma, e Francesca che si sta riposando, vedo. Bella, bella, non, è una delle poche che ho e conservo sempre con grande cuore, ecco. Nonna è ancora qui tra noi, sta ancora bene. Cosa ti hanno raccontato di questa foto? Perché l'abbiamo vista riportata in diverse situazioni, anche in filmati dove si ricorda appunto tuo papà. Cosa, ad esempio, mamma cosa ti racconta di questa foto? Ma guarda, non, mamma non è una di tantissime parole, però mi fa molto piacere vedere il sorriso di questa donna, che poi purtroppo negli anni non sempre ha avuto l'opportunità di sorridere in maniera così spensierata, per cui mi fa piacere vedere questo momento di grande felicità della mia famiglia. Io sono sempre stato tifoso della Lazio, no? Per cui per me, a me piaceva ad esempio Dol come giocatore quando ero ragazzino. Beh, poi naturalmente mi piacevano molto sia Gregucci che Bergodi, perché erano due tipi tosti. Sì. Qui ci sta un libro, guarda, un libro su questo frammento di storia di Lazio dai compagni di squadra come Felice Pulici, che mi dicono che non ricordano un boato così forte. L'emozione di vedere mio padre che corre vicino al primo raccattapalle che trova, per cui l'unione insieme alla gente, un qualcosa di unico e poi incredibile. Io non so, o qualcuno mi dice qualche bugia, ma penso che era veramente pieno lo stadio, ma tutti i laziali o l'hanno vissuto realmente perché erano allo stadio, o perché tutti si ricordano quel gol, quella situazione, quel momento. E poi dentro di me è un grande insegnamento per quanto riguarda la vita, perché anche magari nei momenti di difficoltà, questo gol venuto a tempo scaduto mi ha aiutato spesso a cercare nella vita appunto di dire che la partita non è mai finita fino a quando l'arbitro non fischia la fine, e serve sempre quella corsa in più per fare quel qualcosa in più, e magari basta una zampata e poi la storia cambia improvvisamente. Whatever makes you happy.